Eccoci sorpresa con un nuovo video, mini video didattico numero 5. Mi sono resa sempre più conto che gli intervalli non sono molto padroneggiati, me ne abbiamo già parlato, ma che i semitoni sono molto sottovalutati dallo studente di canto, dal cantante, e diciamo che sono molto importanti, fanno parte delle melodie, creano delle piccole differenze, vanno studiati e vanno perfezionati, danno maggiore intonazione, si trovano in molti brani, ma si trovano anche in molte scale, servono a improvvisare. Sarebbe bene che tutti dedicassero un po' di tempo allo studio del semitono, sia ascendente che discendente, che in sequenza cromatica, fino appunto a poter eseguire un'intera scala cromatica con l'intonazione giusta. Quindi il semitono sappiamo che è l'intervallo più piccolo esistente nel nostro sistema musicale. Prendiamo un do e cantiamo do re. Do re do, di nuovo do re do. Arriviamo al re adesso partendo da do, passando dalla nota che c'è di mezzo. Do re 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 do, di nuovo do. Facciamolo sul fa. Quindi nel salto do re, che è un tono, o fa sol, che è un tono, sappiamo che in mezzo c'è un'altra nota e quello è il semitono, ok? Che nel caso di do re è do diesis o re bemolle. Quando scendiamo e fa diesis o sol bemolle nel caso di fa sol. Lo stesso esercizio potete farlo discendente. Do ti do fa mi fa. Questo risulta sempre un po' più facile per via del fatto che la scala maggiore al ritorno incontra il semitono discendente, mentre il semitono ascendente crea un po' più di problemi. Quindi prendete delle note sul piano, adesso è un re. Re, semitono su re. Fa diesis. Fa, semitono su fa. Proviamo il discendente dal mi. Mi, di, di. Dal do. Terzo esercizio potete fare da una nota, adesso è fa, semitono ascendente, torno alla nota, semitono discendente, torno alla nota. Di, 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 di. Di, 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 di. Contrario, prima semitono discendente e poi semitono ascendente. Di, 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 di. Di, 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 di. Quindi cercate di localizzarlo, di sentirlo, di percepirlo. Di seguito avremo. Quindi in una intera ottava tutta la sequenza di semitoni è chiamata scala cromatica. Scendiamo. Cominciate a metterla nell'orecchio, però non c'è bisogno di studiare subito la scala cromatica, ma è conveniente studiarne dei frammenti, per esempio un quarto di scala. Du, 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 du. Cambio nota. Du, 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 du. Cercate di localizzare tutti i posti. Attenzione sia quando ascendete, perché dovete raggiungere il semitono in maniera intonata, e attenzione anche al ritorno, perché in genere si tende a crescere.
Quindi trovate tutti i posti giusti. Un'altra cosa che si può fare è la metà della scala cromatica. Quindi qui sono a metà scala, il salto, l'intervallo entro cui sto cantando è un do fa diesis, un tritono, e il tritono è una nota, è diciamo un intervallo la cui nota divide a metà, perfettamente a metà, la scala maggiore. Contrario. Sorry. Spero vi sia d'aiuto, ma è solo un piccolo esempio. Io sto registrando e non so quanto mi prenderà, ma volevo dirvi che i semitoni appunto si trovano in tante scale, si trovano nei modi, a parte la scala maggiore e minore e le scale minori, si trovano nei modi e servono a differenziare appunto i modi. Si trovano nella blues scale, si trovano nelle scale bebop, si trovano nelle scale alterate. Come facciamo ad andare avanti anche in improvvisazione a usare note particolari se non abbiamo ben chiaro dove collocare queste note? Un'altra cosa importante è che si trovano in tanti brani, anche non difficili, per esempio Dream a Little Dream. Molta gente questo lo salta, non fa quest'ultimo semitono. Oppure Banno For Me, nella nona e decima battuta, quando siamo a... We love to lead the way, I found more clouds of grey than any Russian play. Quindi spesso qui we love to lead è un problema. I found more clouds. Mi raccomando, attenzione, e l'ultimo esempio è Darn the Dream, che è un pochino più complessa, però immaginiamo che sia in do, per esempio. Darn the dream, I dream each night. You say you love me and you hold me tight, eccetera, eccetera. Quando vengono cantati questi brani senza queste piccole attenzioni, perdono molto del loro interesse. Spero di essere in tempo per poterlo pubblicare su YouTube e sono contenta di essere tornata. Fatemi sapere. Tanti abbracci da Boston, ciao Cinzia Spata.